Eccoci ancora qua. Credevo di aver finito la mia carrellata su Hermann Hesse con la visita montagnola, invece ho trovato, come dire, nuovi stimoli, nuova forza. Il motivo, innanzitutto, perché ho visto lì e ho comprato in questa al museo questo libro, Alois Prinz. Non so se la pronuncia corretta, che è stato scritto negli anni nel 2000. È stato Vita di Hermann Hesse. È stato pubblicato dalla Donzelli. Perché questo libro che ho divorato è molto importante? È la vita di Hermann Hesse e naturalmente, come tutte le vite, come tutte le biografie, racconta la sua vita, le sue mogli, dove ha abitato, che persone ha conosciuto, i suoi problemi di salute, eccetera, eccetera. Ma ecco il punto più importante di questo libro, che ne fa, come dire, obbliga a leggerlo chi ama Hermann Hesse, perché nel raccontare la vita lui racconta anche naturalmente la stesura, la pubblicazione, la produzione dei suoi libri, ovviamente. Ma riesce questo libro qua a collegare le situazioni personali, gli stati d'animo, le vicissitudini tipo amoroso, economico, sociale di Hermann Hesse con i libri che scrive. E quindi si capisce molto di più dei libri stessi, perché si capisce quando e come li ha scritti e come era il suo animo quando li ha scritti. Per esempio, faccio solo uno degli esempi possibili, Siddhartha, la prima parte l'ha scritta in un certo momento, poi l'ha lasciato lì, poi non sapeva come finirlo, non sapeva come... cosa scrivere alla fine, ma perché non sapeva cosa scrivere? Perché lui stesso non era entrato in uno stato d'animo, in una visione della vita che gli permettesse di trovare una soluzione ai problemi di Siddhartha. Ricordate, Siddhartha aveva seguito varie persone, vari gruppi, però a un certo punto aveva abbandonato tutti e doveva trovare qualche cosa. Bene, è lì il punto che non sapevo cosa aveva trovato. Quando Hermann Hesse ha trovato una situazione di relativa, perché Hermann Hesse fugge molto spesso la situazione, una situazione di relativa tranquillità, ecco che trova il modo di concludere questo libro. Quindi questa biografia ci fa capire veramente l'unione importantissima tra letteratura, la letteratura di Hermann Hesse e vita. La vita di Hermann Hesse non è assolutamente staccata dalla letteratura di Hermann Hesse. Questa è una banalità, tutti gli autori, però questo libro ce la fa capire in modo puntuale su molti dei libri che ha scritto, non su tutti naturalmente, ma su molti dei libri che ha scritto. Ecco perché io consiglio assolutamente questa lettura, Vita di Hermann Hesse di Prinz. E devo dire anche, così una piccola parentesi, che mi è rivenuta voglia di leggere un paio di libri che non avevo preso in considerazione adesso, in questo periodo, perché per vari motivi. Uno è Il pellegrinaggio in Oriente. Io francamente non me lo ricordo, forse non l'ho neanche letto a suo tempo, ce l'ho ma non me lo ricordo, e l'altro era Il gioco del pelle di vetro, che quando lo lessi, parliamo di molti anni fa, una quarantina probabilmente, quando lo lessi non mi convinse completamente, però adesso con nuovi stimoli dovuti anche a questo libro io senz'altro lo rileggerò. Bene. Vita di Hermann Hesse, pubblicata dalla Donzelli, e buona lettura.